Ciao a tutti amici, benvenuti su un nuovo video. Oggi ho pensato di dedicare un video a questo personaggio poliedrico. I più giovani magari non lo conoscono e gli altri potrebbero scoprire qualche curiosità. Se non lo conoscete come autore, vi consiglio di provarlo. Il suo stile direi che è originale, sicuramente avvincente e unico. In seguito magari farò qualche video specifico sui suoi libri. Era una persona molto esigente e anche quando ha deciso di fare lo scrittore o l'autore di testi, ha approfondito la materia prima di farlo, non era uno che si improvvisava. Cominciamo. Giorgio Faletti nasce ad Asti il 25 novembre del 1950, è figlio unico e trascorre l'infanzia nella sua città. Dopo la laurea in giurisprudenza, preferisce dedicarsi al mondo dello spettacolo e si trasferisce a Milano. Qui frequenta i corsi della neonata scuola teatrale milanese, quelli di Grock, e inizia la carriera come cabarettista nel locale milanese Derby negli anni 70. In questo periodo calcano il palco artisti come Diego Abatantuono, Teo Teocoli, Massimo Boldi, Paolo Rossi, Giorgio Porcaro, Francesco Salvi, Enzo Iannacci e molti altri. Esordisce in TV nel 1979 in una rete locale milanese. Poi nei primi anni 80 arriva alla TV nazionale partecipando a Pronto Raffaella. Nel 1985 entra a Drive-In, programma di culto di Antonio Ricci. Il suo personaggio più celebre è Vito Catozzo, ma ce ne sono altri come Suor Daliso, il cabarettista mascherato. Poco dopo, a fianco di Zuzu e Gaspare, crea il personaggio di Franco Tamburino in Emilio. Veniamo così agli anni 90 in cui partecipa a Fantastico al fianco di Pippo Baudo, Marisa Laurito e Jovanotti. Lo ritroviamo poi a Stasera mi butto e tre e anche a Striscia la notizia in coppia con Lando Buzzanca. In questo periodo è in molti programmi TV e anche ospite fisso di Roxy Bar. Nel 1995-1996. Nel 1999 Faletti fa parte del gruppo di comici della trasmissione televisiva Facciamo Cabaret di Italia 1. Vediamo l'attività musicale. La prima attività musicale di Faletti risale al 1980. Insieme a Dario Piana realizza un 45 giri pop firmato come Aslan. Si avvicina sempre di più al mondo della musica e pubblica nel 1988 un mini album con Letti Bianchi. Esce nel 1991 Disperato ma non serio, con il successo commerciale Ulula. Scrive per Mina il pezzo Traditore. La prima partecipazione al Festival di Sanremo nel 1992, in coppia con Orietta Berti e la canzone Rumba di Tango, inserita poi nel suo terzo album Condannato a ridere. Torna a Sanremo nel 94 con Signor Tenente, si classifica secondo e vince il premio della critica. Nel 1995 ancora Sanremo canta L'assurdo mestiere, l'album omonimo L'assurdo mestiere vince il premio Rino Gaetano, mentre esce nel 2000 Nonsense, sesto e ultimo disco. Al di là dei suoi brani fu compositore e paroliere per svariati artisti, dai Didì a Dario Baldambimbo. Vediamo i libri. Il primo libro di Giorgio Faletti esce nel 1994 e si intitola Porco il mondo che c'ho sotto i piedi. Narra le gesta del suo personaggio più celebre, Vito Catozzo. Mette intanto in scena lo spettacolo teatrale Tour de Force. Nel 2002 Faletti sorprende i lettori col suo primo thriller, Io uccido. Esce nel 2004 il secondo romanzo, Niente di vero tranne gli occhi. Come vi ho detto, sono dei libri assolutamente originali, unici nel loro genere, che vi stupiranno. Se non li avete letti, provateli perché aveva un modo di scrivere tutto particolare. Nel novembre del 2005 riceve dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano il premio Vittorio De Sica per la letteratura e vince il premio letterario La Torre Isola d'Elba. Tra l'altro, se non ve l'ho ancora ricordato, cliccate sulla campanella delle iscrizioni e delle notifiche, fate girare il video ai vostri amici se vi è piaciuto. A un certo punto girava la voce che i miei libri non li avessi scritti io, racconta Vanity Fair. Mi ricordo che una signora sul blog del mio sito, dopo aver criticato tutti i modi possibili, Niente di vero tranne gli occhi, concluse: torni da quello che gli ha scritto io uccido. Ma abbia pazienza, le ho risposto, perché se un libro è bello l'ha scritto un altro e se invece è una cagata l'ho scritta io?
E così non puoi accontentare tutti, insomma, ma fino ad oggi il mio bilancio letterario è più che positivo. 6 milioni e mezzo di copie con due romanzi. E questo solo all'inizio. Adesso ne ha venduti moltissimi di più, ovviamente. Vediamo gli ultimi anni. Giorgio Faletti recita nel 2006 nel film Notte prima degli esami e ha anche un ruolo minore nel sequel Notte prima degli esami oggi. Pubblicò per Baldini e Castoldi Fuori da un evidente destino. Torna a Sanremo nel 2007 come autore della canzone di Milva The Show Must Go On, recita nel film Cemento Armato, esce nel 2008 la sua prima raccolta di racconti Pochi inutili nascondigli, molto bello anche questo, il quarto romanzo del 2009 Io sono Dio. Faletti è anche autore di due brani, Gli anni che non hai per Marco Masini e Diverso per Aldo Donati. Recita in Bahia, il film di Giuseppe Tornatore, e nel Sorteggio, il film televisivo del 2010. Alla fine dell'anno esce Appunti di un giovane, Appunti di un venditore di donne, primo romanzo di Faletti ambientato in Italia. Il successivo libro è Tre atti e due tempi del 2011. Nell'autunno del 2013 porta in scena per una breve tournée lo spettacolo musicale Nudo e Crudo. Giorgio Faletti muore a Torino il 4 luglio del 2014 a 63 anni. In questi giorni, infatti, c'è l'anniversario. È affetto da tumore polmonare e si è anche sottoposto a cure a Los Angeles. È sepolto nel cimitero di Asti. È sempre stato molto riservato sulla sua vita privata. È stato sposato con un architetto. Si sono conosciuti nel 2000 a casa di un amico comune ad Asti e non hanno avuto figli. Bene amici, se conoscevate questo autore commentatemi qui sotto e se non lo conoscete assolutamente da provare, ve lo consiglio. Al prossimo video, a presto, ciao, grazie per la visione.